Il lieto fine, anche se l'iter giudiziario non è certamente ultimato, che ha fatto tirare un sospiro di sollievo alla comunità isolana tutta e non solo. Il piccolo Mattia, nome di fantasia di appena 8 anni, non sarà allontanato dalla madre e affidato a una casa famiglia. La Corte di Appello ha infatti sospeso il provvedimento del Tribunale di Napoli, chiudendo un capitolo di questa dolorosa vicenda che negli ultimi giorni aveva subito un'improvvisa accelerazione. L'autorità giudiziaria, infatti, aveva disposto che Mattia fosse sottratto alla genitrice per essere affidato a una casa famiglia, ma quando gli agenti del commissariato di polizia si erano recati presso l'abitazione della genitrice, la madre si era data alla fuga portando con sé il bambino. Ieri pomeriggio, dopo una serie di appostamenti ed un'attività investigativa abbastanza celere, i poliziotti avevano rintracciato madre e figlia in un'abitazione di alcuni parenti all'Acquameno, nella zona 167. Sul posto erano giunti un'ambulanza, l'assistente sociale, i carabinieri, oltre agli stessi poliziotti ed anche il sindaco Giacomo Pascale, che ha provato a fare da mediatore in un momento davvero delicato e ad altissima tensione. Contattato il Tribunale di Napoli, si era deciso di rinviare ad oggi il provvedimento di allontanamento di Mattia, ma i legali hanno prodotto in tempo un'istanza che è stata accolta e che per adesso consente al piccolo di non staccarsi dalla madre. Se ne riparlerà presto, molto presto, il prossimo 25 ottobre, quando chi di competenza sarà costretto a pronunciarsi in un modo o nell'altro. La vicenda, lo ricordiamo, ha origine 4 anni fa, quando proprio la donna denunciò l'allora compagno per presunti abusi e violenze sul piccolo. Il successivo procedimento penale si chiuse però con l'archiviazione dell'uomo, scatenando però un effetto domino davvero imprevedibile.